Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con Jacopo Mie e con Wolf. Ah già, scusa. Vabbè, Wolf, senti, di il nome. chi è che vuoi che sia qua? Stefan Kaus. Ok, oggi siamo qui con Comunque, Jacopo Mie e Stefan Kaus. benvenuti su Tolmaster Channel o Chanel, Sì, che non lo sapete, ci hanno rubato il nome. allora, praticamente oggi parliamo di un argomento molto discusso in internet, le mod di Minecraft. No, soprattutto come installare sul launcher. Ecco, perché il problema più grosso è che naturalmente tutti quanti sono dei gran cracconi e quindi usano questo simpaticissimo programmino che praticamente ti fa avere Minecraft gratis, è illegalissimo, non usatelo. Insomma, noi comunque abbiamo pagato anche tutte le versioni Minecraft, solo che è una rottura di palle perché ogni volta che esce una versione ti devi comprare quella nuova, quindi usiamo questa. Dato che abbiamo comprato le prime versioni, ci spetta il diritto di avere quelle più recenti Sembra gratis. giusto. Allora, praticamente usando questo programma, vi spieghiamo come mettere le mod. Ci sono due sistemi intanto. Esistono le mod per Forge e le mod normali. Quelle per Forge si mettono, offrono il vantaggio che si possono mettere più mod contemporaneamente, mentre solitamente le mod normali sono più facili da mettere, ma Vedi, obiettivo ecco, le sopravvivenza puoi con la mettere una per minimappa, volta, o la sai. minimappa, o l'X-ray, eccetera. Magari Allora, riusciamo a metterle tutte, se non l'acqua. vediamo. La prima cosa da fare è entrare nell'edit profile e scaricare la Realize 164. Fate save profile, fate play in modo tale che siete sicuri che il programma vi sta scaricando sul computer la 164. Adesso si aprirà Minecraft 164. Chiudetelo una volta aperto perché il nostro scopo non è giocarci, ma semplicemente aver verificato che si sia installato sul PC, si sia scaricato. No, ho fatto una cavolata. Chiudete il launcher. Adesso, se notate, dentro la cartella, ah, devo aprirla un'altra. Dentro la cartella updata, cioè si scrive per cento updata per cento, ops, per Simbolo di cento dollaro, ma è la stessa per cosa. cento, c'è una cartella.minecraft. E dentro version c'è la 1.6.4. Questo è tutto quel che ci serve. Dopodiché installiamo Forge, che è il programma che ci permette di mettere più mod contemporaneamente. Per far questo andiamo sul sito ufficiale di Minecraft Forge, dove troviamo tutte le nostre versioni. Scegliamo la 1.6.4 e clicchiamo su Installer. Io ho scelto la 1.6.4 perché è quella per cui si trovano più mod. Si Si vede che è quella troverà. che è piaciuta di più. Sì, boh, ma forse perché le ultime uscite alcune mod non le hanno ancora fatte, le stanno facendo. Si aprirà sto sito qua tutto blu che fa schifo. Che è molto Attendete. importante perché le mod sono tutte su questi Sì, siti qua. praticamente questo qui è un sito che tu metti i file e lui te li fa. Ti fa i soldi per ogni visualizzazione, per ogni file che la gente Vuoi le scarica. ricette oppure. Allora, installiamo questo file qua che è l'installer di Forge, salva file, si è già installato, eccolo qua, ci clicchiamo sopra, esce sta simpatica schermatina qua, noi gli diciamo qual è la nostra cartella di Minecraft, che è questa qua, è già selezionata, facciamo install client, facciamo ok, sta scaricando delle librerie, boom, basta, ha installato Forge. Adesso se andiamo nella cartella version abbiamo notato che è apparsa la cartella 1.6.4 Forge bla 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 con questi file qua all'interno. Adesso per mettere le mod dobbiamo andare dentro la cartella mods e metterci le Beh, mod attualmente le mod dovete scaricarle, poi è scaricate. sempre importante avere la gestione archivi WinRAR, che la Sì, maggior perché parte sono WinRAR. tutto quel che si usa è con WinRAR. Allora, mettete le mod per Forge che trovate in internet dentro la cartella mods e funzioneranno automaticamente. Noi già nella descrizione video vi mettiamo un link per scaricare un pacchetto contenente tutte le mod che usiamo noi più spesso, quindi Industrial Craft, la Herobrine, la Galacticraft con anche l'aggiuntiva per il pianeta di Marte, la mod delle armi, la Computer Craft, L'X-Ray. l'X-Ray, e questa qui è quella che fa schifo, comunque fa niente, e la Buildcraft. E per adesso comunque dobbiamo cercare un X-Ray serie per Perché? 1.6.4. No, perché il problema più grosso è che se usate Forge non potete usare anche le mod normali, quindi dovete trovare per forza le mod per Forge.
Allora, adesso vi spiego. Vi consiglio di fare due cartelle. Una è la cartella month e l'altra è la cartella mod non usate. Così, se non volete usarle, le mettete qui dentro senza Per esempio cancellarle, noi con scaricarle. Herobrine. Noi con Herobrine. Allora, si fa così. Si selezionano tutte le mod che si vogliono mettere, senza quella di Herobrine possibilmente, perché a noi non piace tanto. Si spostano dentro la cartella mod. Naturalmente noi adesso dobbiamo aprire un'altra cartella perché è un casino. I Allora, miracoli di Windows 8 sono questi. Data per 100, allora spostate tutto quanto dentro la cartella mods, spostiamo le nostre mod, queste le selezioniamo, le spostiamo dentro la cartella mods, ok, spostate, chiudiamo la cartella mods. Allora, quindi il risultato finale è questo. Adesso vediamo come usarle praticamente. Andiamo nel Direi che sia la cosa più nostro, semplice perché alla beh, non è fine così scontato, alcuni non ci arrivano. Andiamo nel nostro launcher. non dovrebbe aver già tutto fatto. No, manca ancora un passaggio. Si deve abilitare Forge. Si va qui dentro Edit Profile. Se Si dovete scegliere quello che sceglie c'è la versione dentro. con Forge, che di solito è l'ultima in basso. Si sceglie, si fa Save Profile. Si fa Play. Parte tutto quanto il gioco. C'è una differenza rispetto a Minecraft normale. La schermata d'inizio, adesso vedrete. Ecco la cartella, la schermata di caricamento. Se viene poi non risponde. Sì, o se viene fuori non risponde, mi arrabbio. No, ma cacchio, ma porti sfiga! Basta che è Cioè. geniale. No, ma intanto adesso recupera. Ecco. Allora, notare che adesso qua è apparso un nuovo pulsante, mods. Vi dice già che abbiamo caricato 18 Ah, ma la mod. Ferulga abbiamo la 2.8.5. Sì. E adesso poi ci scarichiamo Vabbè, quella più poi ci nuova. scarichiamo quelle più nuove. Comunque il pacchetto che mettiamo sono le più nuove attualmente. Oggi è, come vedete, il 20.03.2014-17.33. Allora, dentro la cartella mod, dentro la lista mod trovate tutti i nomi delle vostre mod che avete messo. E niente, praticamente fate giocatore singolo, alcune funzionano anche in multigiocatore, dipende. L'importante è non fare come Jacopo Mi che ha cercato di utilizzare too many items Ecco, la sul Too Many server Items online. non funziona sui server online, giusto per dirlo. Che scoperta. Adesso passiamo invece alle mod praticamente normali, ecco, che non si usano con Forge. Innanzitutto vi servirà sicuramente la mod. Allora, anche qui ci sono due tipi di mod. Ci sono quelle che si installano da sole e quelle che bisogna installarle manualmente. Per quelle che si installano da sole, aspettate che faccio vedere, andiamo dentro a download, tipo, ecco, notate quanti bei file che ci abbiamo qua, tipo la X-Ray, non abbiamo l'X-Ray mod installer, da qualche parte ce Sai li lì c'è abbiamo, 1.7.2. aspetta, facciamo vedere No, era subito, no, era più sopra, prima, prima. direi, qua è ancora prima che comprassimo il PC. Allora, ci sono C'era già delle. dentro. C'erano già dentro tutti i file cracconi. Creeper. Allora, vabbè, eccolo qua, X-Ray Installer ad esempio. Voi ci fate il doppio clic e lui vi installa già tutta la mod. Se no, ci sono quelle di installazione manuale, ma non sono poi così complicate neanche queste. Tipo l'X-Ray Mod. Noi semplicemente. Allora, devo capire un attimo perché c'è una marea di file. Ok, credo di aver capito. Tipo la 1.7.2 X-Ray Wildfly. Ci troviamo dentro questi file, va aperto con WinRAR. Lo abbassiamo, andiamo dentro a percento, updata percento. Tutte le volte faccio questo errore. Minecraft version. Adesso mettiamo la X-Ray Wildfly per la 1.7.2. Cerchiamo la cartella 1.7.2, questa qua. Allora, dovete fare delle modifiche innanzitutto, altrimenti tutte le volte che avviate il gioco la vostra mod viene tolta in automatico al programma. Allora, bisogna rinominare la cartella, ad esempio X-Ray 172, la chiamiamo in questo caso prova perché non so come chiamarla. Voi chiamatela come più vi pare, prova. Dopodiché dovete aggiungere la stessa parte a tutti i nomi dei file, quindi 1.7.2 prova. 1.7.2 anche qua, prova, dov'è prova? Ah, ecco perché, prova, 1.7.2 prova, poi dovete aprire il file JSON con, apri con, blocco notice,
E qua troverete una riga, dov'è la riga? Ah, ecco, ID 1.7.2, anche qua ci aggiungete prova, proprio per l'originalità, no? E dite salva. Adesso apriamo questo file qua, il .jar con WinRAR, e semplicemente cancelliamo la cartella metainf, selezionando e premendo canc sulla tastiera, proprio una roba complicatissima, e spostiamo i nostri file che abbiamo trovato dentro l'archivio della mod, direttamente dentro il nostro file di Minecraft. Fate così, fate ok, basta, avete installato la mod dell'X-Ray sulla 1.7.2, una cosa banalissima. Forse. No, no, funziona, banalissima. Ecco, proprio perché Wolf vuol dire che non funziona, ve lo facciamo proprio vedere quanto siamo bravi, che siamo No, è riusciti a figlio di Jacopo, farlo. mi fido più o meno. No. Non mi fido di Windows 8. Allora, È diversa. proprio per farvelo vedere, proviamo. Qui dovete selezionare, ah già, qui Edit Profile, selezionate la vostra versione, Prova. 1.7.2 prova in questo caso, come avete chiamato la cartella, insomma. Save Profile, fate play, notare che adesso c'è tutta la riga verde, parte Minecraft, questo qui è più veloce di solito ad avviarsi che con la Forge perché Minecraft non deve caricare risponde. meno, no, risponde. Ecco, ci sono dei casi in cui Minecraft non risponde per l'appunto. Se dovesse succedere qualcosa potete scrivere sotto nella descrizione, vi diamo qualsiasi aiuto perché noi siamo degli smanettoni. È partita la super musichetta, usiamo un mondo proprio a cavolo, tipo Herobrine, proprio un mondo così, con la creativa tra l'altro. Importante Ecco, vedere che funziona. l'importante è vedere che funziona, scaricamento del terreno, dov'è che siamo? Ah, capisco. Aia, aia, ma cos'è che hai fatto? Ma non era in creativa! Ah no, questa No! qua era quella che abbiamo fatto il video Ho di capito! Herobrine. Ho capito! Meno male che non abbiamo attiva la mod. No, non esattamente meno male. Comunque premiamo X e vedete che è partita la X-Ray. Più questo qua, vabbè, è un mondo super piatto, quindi è logico che faccia schifosissimo perché non c'è niente di interessante. E premendo R abbiamo la. No, questa versione qua non ha la R, comunque fa niente. Vi facciamo vedere anche sì che si può volare con la X-Ray with Fly premendo il doppio tocco così, insomma. E anche se siete in sopravvivenza, se fate ancora il doppio tocco, cadete a terra senza morire, utilissimo. Cosa hai fatto? Cos'è sto La spada di scherzo? diamante Ecco, già anche che ci siamo facciamo un pochino di casino perché non c'è un video in cui noi non facciamo casino, quindi. soprattutto quello con Stefan Krause. Non è una bella cosa questa. Bel creeper. Sì, ragazzi, ve lo anticipiamo già che Aiaiaiaia. prossimamente vedrete Ci sarà il la festival del no, creeper. vedrete la obiettivo sopravvivenza con armi, andremo anche sulla Luna o su Sì, Marte. abbiamo messo tutte le mod in azione. Stavo mangiando, scusa, Ma avevi finito? No. Sì. Ma E metti lo schermo adesso. intero. O non registra più poi. No, no, registra, certo che registra, scherzi. Ecco, già che ci siamo, ci abbiamo infilato anche un pezzetto di obiettivo sopravvivenza per il nostro canale, proprio No, per qua non è dimostrare. obiettivo sopravvivenza comunque. Proprio per dimostrare quanto siamo smanettoni e poco professionali. Otteniamo un disco! Cazzo, ma questa è sfiga. Dai, figlio di troia di uno Non scheletro! ce la fa. Comunque spieghiamo che se uno scheletro uccide un creeper si ottiene un disco. Sì, ma cacchio, ma deve anche colpirlo il creeper però, eh. Ma da dove è arrivata questa freccia? C'è un altro scheletro. Sì, ma tutte. Ma sono degli scheletri cecchini questi qua. E dai, e beccalo sto creeper! Sai vero che noi avevamo come. Cazzo! Ah, questa cosa è Vabbè, abbastanza ma non è interessante, possibile, perché ma. come armature avevamo quelle in diamante, avevamo quelle che erano contenute in una mod. E visto che qua non c'è la mod, Porca vacca, ma. stai andando in giro senza armatura. Sì, capisco. No! No, dovevi aprire la Non è porta! facile aprire la porta quando c'è lo scheletro che rompe i coglioni. Anche i ragni adesso, ma non è possibile! Fa vedere l'armatura. Non ho l'armatura. Perché te l'ho detto, avevamo preso quella lì di Marte. E però qua non c'è Allora, non riesco neanche ad aprire la porta, talmente ce ne sono tanti. colpisci qualcuno. Non ce l'abbiamo tipo un piccone, no. No. Non posso. È scomodo se no. Devo aprire proprio la porta. Quindi adesso facciamo una cosa che non si deve mai fare. Non ci sto neanche. Aperta. Adesso chiudi Sì, YouTube. eh.
Comunque abbiamo anticipato che questo è quello che vedrete nelle puntate di Ricardo. Oh, ma come hai fatto? Hai passato attraverso la porta! Sono mancato. Questo qua è un bug enorme. È passato attraverso la porta. Come ha fatto? No! Ma è un'ingiustizia questo. Ma poi, cioè, tu gli hai aperto praticamente. No, ma io non volevo aprirgli. Ma poi gli hai no, no, è più comodo così. Che fine ha fatto l'altro? Ah, ottimo. Capisco. Scusate, non volevo disturbarvi. Cos'è che sta facendo? Non lo so, qua c'è loggia di gruppo. Dai, massa. Dobbiamo trovare un modo per prendere la polvere da sparo per fare le armi. Tomp e polvere da sparo. Ma che è? Si sono spurati un po' di mucche. Sì, le mucche. Ma non c'è la mod di Herobrine. Vabbè, qua si spurano comunque. Sì, ma non così tanto. Prova a guardare se hanno gli occhi. Aspetta, c'è un problema. No, non ce li hanno. C'è una strega. Appunto, è questo il problema. Ma fa qualcosa. Non ci arriva, alza un po'. Sento un rumore brutto. Cazzo, ma porca puttana! Non sono piccolino. Che palle, non sono. Basta! Non muore mai! Ma come ha fatto a prendere fuoco? Perché ci sono i baci di zombie o di infuocati? Ma no, ma come è possibile? Quindi, cazzo, ci salutiamo qua. Bella tutti da Wolfe. Ma c'è la mod di Herobrine qui, non è possibile! Non è possibile! Qua c'è la mod di Herobrine, non può essere che succeda una cosa simile! Ma li sei? Sì, ma non. Togli le X-ray, per favore, che non ci capisco niente. Qua c'è Herobrine! Ma non c'è la mod stavolta! Pam. Questo vuol dire che Herobrine esiste per davvero! O magari sono rimasto un via della mod. No, mi piace di più la mia teoria, ma. Ah, ma non ci sono più neanche le zucche. No, ci sono le zucchere. Le zucchere. Piccolo test, giusto per vedere se funziona. Sì, ma che palle. Non sono convinto che possa funzionare. Che cacchio. Ah, no, la lava c'è. Ecco, mi pareva strano. Quindi finiamo qua, ragazzi. Bella a tutti. E da bella a tutti da Wolf. Da Jaco. Ma porca vacca. Ah, ma no, tanti... quelli sono quelli che mi hanno fatto saltare in aria. Ah, adesso sì che mi arrabbio. Ecco. Quindi bella a tutti da Wolf. Da Jacopo Mie. Chiudiamo con questo video. Mi sia piaciuto. E chiudiamo con questa panoramica prossima. Eccezionale. No. Notare che un po' io tengo il mouse e un po' Wolf preme i pulsanti, quindi è un casino. Ma dove stiamo andando? Non lo so. Quindi, ma cos'è? Sei sopraelevato? Sì. Probabilmente sì.